Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ogni tanto anche cambiando inquadratura. Quello di oggi sarà un video molto particolare, ma come al solito ricchissimo. Sono infatti uscite tutte le nomination per la serata dei The Game Awards 2022 e commenteremo tutte quante le categorie cercando anche di indovinare con delle poro prediction quali saranno i potenziali vincitori. Oltre al premio più importante, ovvero il GOTY, il Game of the Year, ci sono ben 30 ulteriori sfide che abbracciano un po' tutti i campi del mercato videoludico ed io in merito esprimerò un doppio giudizio. Da una parte vi dirò quali secondo me saranno i potenziali vincitori, dall'altra utilizzerò il mio voto personale per esprimere una preferenza di cuore, insomma voterò il gioco che vorrei che vincesse. Ovviamente però aspetto di sapere la vostra nei commenti. Fatemi sapere quali sono le vostre poro prediction e anche le vostre speranze. Prima di tutto però vi invito a unirvi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Ok, prima di tutto però facciamoci un giretto nella sezione Fuck and Rules per capire come funzionerà la serata. Come potete vedere, i vari candidati sono stati scelti da una giuria composta da oltre 100 testate internazionali che hanno espresso le loro preferenze. Come vengono scelti i vincitori? Beh, ogni utente registrato può lasciare una sua preferenza in ogni categoria, ma dovete tenere a mente questo, che nel conteggio dei voti finali il voto della giuria ha un peso enormemente più grande rispetto a quello dei fan che votano. Quindi quando cercate di indovinare chi sarà il vincitore dovete ragionare come dei giornalisti di settore. Tenete a mente questo. Bene, direi di non temporeggiare oltre anche perché le categorie sono tantissime e inizierei subito a votare, non partendo però dalla categoria più importante, quella del GOTY, ma dall'ultima, la 31esima, andando poi a ritroso fino all'evento della serata. Quindi iniziamo da Best Esports Event, categoria in cui sono totalmente ignorante, non sarà ovviamente l'unica, quindi andiamo un po' a caso. Il migliore evento esport, ci metto l'Evo soltanto perché è quello che conosco meglio e perché è stata una casa importantissima per l'esposizione di Super Smash Bros, anche se adesso credo non ne faccia più parte. Quindi primo voto piazzato, categoria 30. Il miglior coach di esports, qui anche totalmente ignorante verso questi volti, che probabilmente non hanno ancora aderito alla conquista non violenta di internet.poro. Andiamo a simpatia, non lo so, voterei Mateus Tarasconi, giusto perché c'ha già una coppa gigantesca in mano e quindi è un vincitore. Numero 29, miglior team esports. Anche qua, buio totale, non sono proprio il più ferrato nella categoria esports. Se proprio devo scegliere così a caso, non lo so, Apex Legends mi sembra il titolo più divertente di questa selezione. Andiamo avanti, anzi, andiamo indietro. Il miglior atleta esport, non lo so, ma premierei per la posizione di chiusura, super serio e per i tatuaggi, Kostiliev, Natus vincere, attenzione importante, su Counter-Strike Global Offensive. Miglior gioco esports. Questa è una cosa molto particolare perché in realtà penso che ogni anno ci siano sempre gli stessi candidati e non ricordo assolutamente chi ha vinto l'anno scorso, andiamo a controllare. L'anno scorso ha vinto League of Legends come miglior gioco esports dell'anno, quindi magari non vorranno premiare lo stesso gioco e andando completamente a caso voto Valorant. Oh, gioco più anticipato per il 2023 e porca miseria, poracci, questa selezione se non altro vi dovrebbe far capire che anche l'anno prossimo sarà un signor anno per quanto riguarda la sfera videoludica, perché abbiamo dei pesi massimi, c'è poco da dire. Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ora, per quanto può essere atteso, Hogwarts Legacy mi sembra un po' il più deboluccio tra tutti quanti. Resident Evil 4, trattandosi, sì, è il gioco più uno dei giochi più importanti di sempre, però trattandosi di un remake magari non si merita proprio di vincere in questa categoria. Final Fantasy XVI, vabbè, è un titolo importantissimo, ma forse su un pubblico occidentale a minor presa rispetto a uno Starfield o a un The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, e secondo me la battaglia finale tra questi due. Dico in questo caso che c'è così tanto hype e aspettativa nei confronti di Tears of the Kingdom che secondo me andrà a vincere
proprio il titolo di Nintendo questa categoria, e in più gli do anche il mio voto personale, anche se poi devo essere sincero, sì, aspetto tantissimo Tears of the Kingdom, ma sia Final Fantasy XVI che Resident Evil 4 stanno un gradino sotto, ma è un gradino minuscolo, cioè proprio passettino. Ah, migliore adattamento, adattazione, adattante, vabbè, ci siamo capiti, e abbiamo... Dai, quattro cose interessanti e una bella ciofeca, come si dice a Roma. Uncharted lo toglierei subito dall'equazione. Ho sentito parlare benissimo di League of Legends Arcane, purtroppo non l'ho visto. Mi è piaciuto tantissimo The Cuphead Show. Sonic the Hedgehog non l'ho visto, ma so che è stato recepito molto bene dalla critica che dal pubblico. Secondo me vincerà Edgerunners, perché è stato un vero e proprio caso mediatico che ha anche riportato alla rinascita di Cyberpunk. Quindi secondo me premieranno anche questo, cioè che l'adattamento in realtà è stato quasi più importante del materiale d'origine. E vorrei votare questo qua anche come scelta personale, ma in realtà il The Cuphead Show mi ha fatto morire, perché adoro quel tipo di animazione, ho visto la prima serie, mi è piaciuta tantissimo, e quindi voto poraccio per The Cuphead Show, aspettando l'edizione fisica che uscirà a dicembre, e se non l'avete fatto entrate subito nel gruppo Telegram delle offerte poracce. Il miglior debutto indie, porca miseria, questa è difficilissima, perché a parte Norco, che non so cosa sia, cos'è Norco? Mai sentito un bidan... Vabbè, ok, a parte Norco, che lo togliamo, poi magari è il gioco più bello del mondo, ci sono in realtà quattro titoloni, tra cui Stray, che abbiamo capito è piaciuto tantissimo alla stampa specializzata, tanto che è finito senza motivo all'interno della selezione del GOTY 2022. A me è piaciuto molto, per carità, però appunto ha più senso in una categoria come miglior debutto indie piuttosto che nel miglior gioco dell'anno, perché siamo veramente lontani dal poter essere inseriti in una categoria del genere. Vi dico ragazzi che in realtà tra Neon White, Tunic e Vampire Survivors c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Sono tre capolavori indie. Secondo me alla fine vincerà Stray, perché comunque non si può portare a casa il titolo di Game of the Year, ma se vi dovessi dire quale secondo me meriterebbe di vincere, sarei in super difficoltà. Neon White è bellissimo, Tunic è proprio il tipo di gioco che adoro, ma sarà che ci sto giocando adesso, ma da più di un mese, due mesi, da tantissimo tempo, Vampire Survivors è pura droga, è assuefazione totale, provatelo sul Game Pass, vi ritroverete in una spirale di dipendenza infinita, tra l'altro sviluppato da una sola persona, proprio come Tunic, però qui si tratta di un italiano che ha inserito tantissimi easter egg nei nomi dei personaggi e oggetti che vi faranno morire dal ridere, quindi io premio Vampire Survivors, ma la selezione a livello qualitativo è impressionante e anzi vi fa capire quanto è stato denso di uscite di rilievo quest'anno, anche se si esce fuori dal campo delle produzioni AAA. Provate comunque Vampire Survivors sul Game Pass. Content Creator of the Year, qui mi rifiuto di votare perché c'è ovviamente una cosa scandalosa che manchi il nome più importante dell'anno, ma non voglio dire niente perché in queste mie affermazioni potrebbe esserci una sorta di conflitto di interessi. Però non conosco benissimo tutti questi volti. So che Ludwig è uno degli streamer, forse lo streamer più importante del momento. Cutty Cinderella dovrebbe essere una streamer legata in qualche modo a Ludwig, forse la ragazza, o è la ragazza di uno dei top streamer, non mi ricordo, ma non ho mai visto i suoi contenuti. Nobru non so chi sia, Carl Jacobs tantomeno. Voto e spero che vinca Nibellion, perché era purtroppo adesso uscito da Twitter dopo l'acquisizione da parte di Elon Musk della piattaforma, ma dietro a questo account, non so se c'era solo un utente o un collettivo, in realtà c'era un lavoro pazzesco ed era una fonte inesauribile di notizie del mondo videoludico, poi date con una chiarezza e una tempestività invidiabili, e quindi per me il creator dell'anno, anche perché mi è tornato parecchio utile, è stato Nibellion, che sembra un po' il voto per omaggiare il grande appena scomparso. Speriamo che se la passi bene. Best multiplayer, attenzione, immancabile Call of Duty, c'è Multiversus, c'è Overwatch 2, c'è Splatoon 3, c'è anche Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Allora, qui si fa molto interessante la situazione, perché se seguiamo una logica di mercato potrebbe vincere come al solito Call of Duty. Overwatch 2 ha avuto un inizio un po' zoppicante, anche se poi gli utenti attivi sono tanti. Shredder's Revenge è la fiera
del co-op è proprio lo spirito di un'era che rivive in modo molto attuale e molto moderno e merita tanto, però forse è una produzione troppo piccola rispetto alle altre. Splatoon 3 è un po' il gettone di presenza Nintendo, che in realtà sta avendo molto più successo in Giappone che in Europa e in generale in America, in Occidente. Quindi in realtà questa categoria è difficilissima. Vincerà alla fine Call of Duty, ma proprio un voto banalone, anche perché magari in altre categorie non verrà premiato. Però mi auguro che vinca Multiversus, perché è un titolo che ha dimostrato che può uscire fuori un clone di Smash degno anche senza l'apporto di Sakurai dietro alla produzione, e allo stesso tempo che ci possono essere dei free to play degni di essere giocati senza che diventino delle trappole di monetizzazione, zeppe di loot box, valute, cose strane. Insomma, ha trovato un buon bilanciamento, perché no, premiamo un free to play del genere. Poi abbiamo il miglior racing game o sport: Formula 1, FIFA 23, NBA, Gran Turismo 7 e Holy Holy World. Attenzione, qui vediamo chi ha vinto l'anno scorso. L'anno scorso ha vinto Forza Horizon 5 come miglior racing game, e ci può stare. E quest'anno potrebbero andare a bilanciare la situazione dando un premio a Gran Turismo 7, perché no? E Holy Holy World è un po' un intruso, gioco grandissimo, anzi vi consiglio di provare assolutamente Rollerdrome, che non so se avrà ricevuto qualche nomination nelle varie categorie, ma è dello stesso studio di Roll 7 e per me è uno dei migliori giochi dell'anno. Che vi devo dire? Secondo me vincerà Gran Turismo 7 o magari FIFA 23 per dare un commiato alla serie, ma non credo. A questo punto spero vinca Holy Holy World, ma solo se non ci sono delle nomination per Rollerdrome in altre categorie. Comunque diamo il voto di protesta. Ed eccoci ora alla categoria miglior simulativo strategico. Ci sono un po' di nomi che non conosco assolutamente, non è un genere che bazzico più di tanto. Ma vedo Mario Rabbids e Sparks of Hope, e potrebbe essere un buon modo per premiare questo gioco, che però, vi posso dire, di strategico ha ben poco. Mi è piaciuto molto, però secondo me di strategia veramente, veramente poco, e anzi è solo la struttura esterna. In realtà ci troviamo di fronte più a un puzzle game, un po' action, piuttosto che a uno strategico puro. Però non conoscendo molto bene gli altri nomi, anzi vi dico, per me vince Two Point Campus, però un riconoscimento a Mario Rabbids e Sparks of Hope ci sta tutto. Miglior gioco per le famiglie: l'anno scorso ha vinto It Takes Two. Questa volta abbiamo una grandissima selezione a livello di titoli Nintendo. Questa è molto molto interessante. Siccome non ha ricevuto la candidatura al Game of the Year, io spero che vinca Kirby and the Forgotten Land, e secondo me qua in mezzo se lo merita veramente tanto. Anche se poi dobbiamo pensare a un titolo strettamente multiplayer, allora io di base andrei a votare Nintendo Switch Sports, però è un titolo fatto così male proprio non mi è andato giù quanto è approssimativo nella realizzazione, che a questo punto credo vincerà il multiplayer di The Skywalker Saga, che comunque è un grandissimo titolo, anche se vogliamo lo possiamo mettere fra i migliori dell'anno se facciamo una classifica di 15 giochi. Però quindi io la chiuderei così: vincitore probabile o Kirby and the Forgotten Land o The Skywalker Saga, ma per me vince con il cuore Kirby and the Forgotten Land e la Terra Perduta. Questo miglior picchiaduro, ora ditemi cosa c'entra Sifu in questa selezione. Ha tanti pregi il gioco, tra l'altro lo sto giocando proprio in questo periodo. Ho provato anche la versione Switch, che secondo me è una conversione un po' così. DNF Duel non l'ho proprio mai sentito. JoJo Bizarre Adventure per me non si merita assolutamente il titolo di miglior picchiaduro dell'anno, anche perché è una remaster di un titolo che all'epoca convinse solo i giapponesi. King of Fighters 15 non l'ho giocato, non vi so dire. Per me vince di nuovo Multiversus. Spero vinca allo stesso modo anche io questo gioco, per gli stessi motivi che vi ho detto prima. Anche comunque Sifu, pur non essendo un picchiaduro, no, non se lo merita, non se lo merita. A questo punto potrebbe vincere chiunque, quindi il mio è un po' uno sparare al buio, se si dice, non lo so. Migliore RPG o GDR, che dir si voglia, attenzione, 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 perché qui abbiamo un sacco di nomi validi, anzi, 4 nomi validi e una schifezza. No, scherzo, scherzo. Ovviamente la schifezza è Elden Ring, no, 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 no. Ovviamente la schifezza è
Vabbè, manco lo dico. Che vi devo dire? Legend Arceus, non ci sto. Può essere un grandissimo passo avanti per la serie, ma non è un titolo che merita assolutamente nessun tipo di riconoscimento in uno scenario globale, in uno scenario ampio. Cioè, appena si esce dai confini della serie, Live Alive, grandissimo remake, attesissimo. Triangle Strategy, ottima rivelazione dell'anno. Xenoblade Chronicles 3, JRPG mastodontico. Elden Ring merita di vincere e molto probabilmente lo faranno vincere anche in questa categoria. Però il mio voto personale a questo punto va a Xenoblade Chronicles 3, perché è un gioco che, nonostante degli evidenti difetti, mi ha emozionato, mi ha colpito molto per i temi trattati ed è riuscito a traghettarmi fino alla fine, che non è scontato. Sono arrivato alla fine senza un particolare senso di noia o di affaticamento, di affanno, e per un JRPG di 60-70 ore per me questo è un grandissimo traguardo. Forse è il mio preferito della serie, non lo so, sta al pari con il primo, molto meglio del secondo. Ci sta che non vi sia piaciuto, ci sta che preferiate l'impostazione del 2, però questo per me si è trattato di un gioco proprio che mi ha colpito e che consiglio a tutti gli amanti dei JRPG e anche delle grandi storie governate da una sensibilità nipponica. Non significa nulla quello che ho appena detto, però andiamo avanti. Il mio voto va a Xenoblade Chronicles 3, ma molto probabilmente vincerà Elden Ring. Miglior action adventure. Oh, attenzione, un'altra categoria dove ci stanno i titoli fatti dagli studi più grandi in assoluto e anche i titoli fatti da una persona sola. Quindi ovviamente mi riferisco ai due estremi, sono God of War, Ragnarok e Tunic, e in mezzo ci stanno produzioni, insomma, di tutto rispetto. Io purtroppo non ho giocato God of War Ragnarok, spero di riuscire a recuperare prima delle votazioni. Vi dico, A Plague Tale Requiem per me è uno dei migliori giochi dell'anno, ma non è per le sue qualità da action adventure che lo premierei. Mi dispiace per Horizon Forbidden West, che verrà oscurato da titoli ben più importanti. Probabilmente il premio se lo porterà a casa God of War Ragnarok, lo do quasi per scontato. Però se io devo pensare al senso dell'action adventure, all'incarnazione proprio più pura di quel tipo di videogioco che identifico poi con la serie di Legend of Zelda, il voto va a Tunic, il mio voto di cuore. Questo è un voto di cuore, eh? Cioè, non scandalizzatevi, non arrabbiatevi, fate quello che vi pare, ma per me Tunic è l'action adventure. E di questo gioco prima o poi ve ne parlerò molto a fondo. Miglior action game. Ah, un'altra categoria totalmente schizofrenica, perché Modern Warfare 2 tra i giochi d'azione non saprei, vabbè. E poi abbiamo Neon White, che dovete recuperare perché è uno di quei giochi che evidentemente è piaciuto molto alla critica, soprattutto a quella un po' più di settore, quella un po' più di nicchia, diciamo non quella tanto commerciale, ma che probabilmente avete giocato in pochissimi, ma che merita tanto. Però non lo vedo come un potenziale vincitore qui, forse per l'hype che si è creato intorno e per tutti i discorsi che ci sono stati, potrebbe vincere Bayonetta 3, che ho finito 3 ore fa più o meno. Per me non è il migliore della serie, però è un grandissimo titolo, ha tanti difetti, anche di questo mi piacerebbe parlarvene, ma non so se farò mai in tempo, magari ve ne parlerò in una discussione a fine anno sui migliori giochi dell'anno. Qui ho difficoltà anche a dire quale spero possa vincere, perché in realtà si tratta di grandissimi giochi, e guardate, secondo me qui fanno vincere Sifu, e se lo merita anche, ma se devo scegliere proprio un nome che andrebbe premiato, è giusto che venga premiato in un modo o nell'altro, non so, perché da una parte vorrei tanto che rivivesse l'epoca degli arcade, come ha riportato poi in auge Shredder's Revenge, però non so se lo merita, non lo so. Sono indecisissimo tra questo e Bayonetta 3. Alla fine però Bayonetta 3 è un titolo così atteso e così importante all'interno dell'ecosistema Switch che voto Bayonetta 3. Miglior VR o Augmented Reality, qui veramente non conosco niente e me ne dispiaccio. Chissà se prima o poi riuscirò ad entrare nel mondo della VR grazie ai prezzi molto democratici di Sony, non lo so, e voto il gioco con i topini, perché sì, dai. L'accessibilità, un termine che adesso va molto di moda e fino a 2-3 anni fa non si sentiva per niente. So che anche Monkey Island ha tantissimi settaggi pensati proprio per la personalizzazione dell'esperienza. God of War anche ne hanno parlato tantissimo, però mi sembra di capire che proprio continuando il trend iniziato con parte 2, anche il remake di parte 1 di The Last of Us
abbia proprio speso tanto 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 per rendere il gioco più accessibile a un pubblico quanto più ampio possibile. Quindi non lo so, da totale ignorante e da totale privilegiato che non ha mai dovuto ricorrere a questo tipo di opzioni, credo che il più meritevole di vincere sia The Last of Us Parte 1, però voto Monkey Island, perché comunque Monkey Island merita un qualche tipo di premio. Il miglior supporto della community, per me non lo so, so che nella community Destiny è sempre in lotta con Bungie, però quest'anno è stato l'anno dello scoppio totale di Final Fantasy XIV con la nuova espansione eccetera. No, sicuramente vince Final Fantasy XIV, ma voglio premiare No Man's Sky perché gli autori di Hello Games non si fermano mai e non solo hanno migliorato il gioco all'inverosimile, ma sono anche riusciti a portarlo su Switch, quindi complimenti. Però vince Final Fantasy XIV. Miglior gioco mobile, attenzione, abbiamo di nuovo Apex Legends, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap e Tower of Fantasy. Allora, so che con Diablo Immortal ci sono stati parecchi problemi per quanto riguarda la monetizzazione. Tower of Fantasy non lo conosco minimamente. Genshin Impact non seguo più di tanto la scena intorno al gioco, e so che comunque ha sempre una user base ampissima, ma credo che non siamo più, diciamo, nel picco massimo dell'attenzione intorno al gioco adesso, e per questo dico, ma anche qui da totale ignorante, che intorno a Marvel Snap in questo periodo c'è un hype gigantesco e si parla proprio di uno di quei giochi di carte super 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 addictive, e secondo me vincerà lui, e dai, spero anche che vinca, perché alla fine i giochi di carte, se fatti bene, sono droga pura. Migliore indie, Azzarola, molto difficile. Cult of the Lamb è l'unico che non ho provato, ma so essere un titolone. E qui sono molto in difficoltà, forse questo è uno dei voti più difficili, perché non solo la qualità è altissima su ognuno di questi titoli, ma in più sono in un modo o nell'altro tutti quanti ben voluti dalla critica. Se Stray non vince miglior debutto indie, probabilmente vince qua, e anche Sifu rischia tra molte virgolette di vincere in questa categoria. Sapete che c'è? Che non so quanto... Leggiamo la descrizione per farci un'idea. Per aver raggiunto degli obiettivi creativi e tecnici fuori portata in un gioco fatto fuori dal tradizionale sistema di publishing. Quindi, se devo pensare proprio un gioco veramente innovativo, impressionante, che ha una production value sopra le righe, di nuovo la lotta, quella istituzionale, va tra Sifu e Stray. Oddio, potrebbe esserci anche Cult of the Lamb, perché è piaciuto tantissimo la stampa. Non lo so, qui vabbè, mi sbaglierò sicuramente. Secondo me vince Stray, ma la mia speranza è che qui di nuovo vinca Tunic. L'ho detto, l'ho amato, ma provate tutti quanti questi giochi, perché sono meritevoli. Miglior gioco che non si ferma, stessa cosa di prima, non seguo i giochi a supporto continuo, il discorso è più o meno sempre quello, penso che Final Fantasy XIV quest'anno abbia fatto veramente il botto. Games for Impact, le storie che ci toccano e trattano temi abbastanza importanti e socialmente pregni, e io non ho giocato neanche uno di questi, quindi sono veramente una capra e me ne vergogno. Non lo so, vado completamente a caso. Ho sentito parlare molto bene di Endling, Extinction is Forever, sono anche partiti dei votoni pazzeschi, quindi secondo me vincerà lui, e siccome ci sono le volpi che sono molto fighe, vai di volpi. Questi proprio sono i criteri di un vero giornalista. Best performance, abbiamo, però ci dovete dire cosa hanno fatto. Kratos di God of War, penso Atreus di God of War. No, ho votato Atreus, non volevo. Ok, posso togliere il voto, perfetto. No, Immortality non so cosa sia, sta anche in delle categorie molto importanti, quindi non... anche qua sono completamente fuori tempo. Dai, probabilmente vincerà God of War Ragnarok, ho sentito parlare molto bene dell'interprete di Amicia americana, inglese, ma in realtà io l'ho giocato in francese, che è bellissimo. Quindi dico, vince Kratos, perché Kratos è Kratos, ma glielo vogliamo dare un votino, dai, a Plague Tale qualcosina si merita. Speriamo bene per la Plague Tale, che riesca a vincere qualcosina. Miglior audio design, e qui il voto probabilmente è uno di quei giochi che Ragnarok potrebbe vincere a mani basse, ma chissà. Premieranno qua Gran Turismo 7?
Può essere. Qui diamo un voto di speranza a Horizon Forbidden West, nella speranza che riesca a vincere qualcosa. E non meritava di uscire in un periodo così sfortunato sto gioco. Oddio, non so se ho saltato una categoria. No, non ho saltato. Ci avviciniamo alla conclusione. Best Score and Music, A Plague Tale, bellissima la musica di Xenoblade, e immagino allo stesso modo quella di God of War Ragnarok, ed Elden Ring, oddio, Elden Ring non è che mi ha, magari sto per dire una cavolata, ma non mi ha impressionato più di tanto per il sound design. Qui potrebbe vincere A Plague Tale, perché no? Molto 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 bella la colonna sonora, ma in realtà il voto andrà a God of War Ragnarok, vincerà lui, ma io spero che, da metallaro, spero che vinca Metal Hellsinger, top gioco indie FPS che va a ritmo de metal, quindi tanta roba. Miglior art direction, attenzione, questo colpo di scena vince Scorn, perché trovano il modo di premiare questo gioco estremamente polarizzante nella categoria che forse più gli si addice, ovvero quello di aver creato un art direction unica, per quanto vomitevole, disgustosa e impressionante, però appunto è uno di quei giochi che vedete un frame anche immobile e dite sì, questo è Scorn. Spero vinca Stray, perché Stray in questo mi ha veramente colpito tantissimo, in questa sorta di distopia post nucleare, mi è piaciuto tantissimo. Non è steampunk, ci tengo a precisarlo, secondo me è sbagliato identificarlo come un gioco steampunk, però comunque merita tantissimo. Però insomma, qua veramente secondo me qua il voto va o a Scorn, che potrebbe essere il voto a effetto, oppure tra questi lo vince Elden Ring, ma spero vinca Stray. E poi miglior narrativa, Immortality, non so cosa sia, mi devo informare appena finisco di registrare questo video, vado a informarmi. Miglior narrativa vincerà Ragnarok, ma se lo merita a mani basse, pur non avendo giocato Ragnarok, almeno tra quelli che ho giocato io, A Plague Tale Requiem è uno dei titoli che emotivamente mi ha più coinvolto quest'anno e anche insomma negli anni precedenti. Bellissimo. E non sono di solito uno di quelli che poi stravede per i titoli strettamente narrativi, ecco. Miglior Game Direction, Outstanding Creative Vision and Innovation Game Direction and Design. Che vi devo dire? Vince Elden Ring, perché quest'anno la narrativa, ma poi, cioè, è questo, è vero, ha riscritto un po' i canoni stessi dei Souls-like e degli open world, ed è riuscito a mixare due generi che fino ad ora non si erano mai incontrati veramente in qualcosa che ha convinto tutti quanti. Certo, se poi non vi piacciono i Souls-like o non vi piacciono gli open world, quello inizia a essere un po' un problema. Però effettivamente il discorso della game direction, della regia videoludica, funziona tanto applicato a Elden Ring, perché forse è l'unico che propone qualcosa di veramente evolutivo rispetto ai generi di cui fa riferimento. A meno che Immortality non è tipo un capolavoro. Io dico che Elden Ring vince, e per quanto non sia il mio tipo di gioco, spero vinca anche in questa categoria. E poi siamo arrivati al voto più importante di tutti, dove Stray non viene neanche, ok, non veniva caricata neanche l'icona di Stray, quindi gomblotto totale, hanno voluto segare le gambe al gattone. Vogliamo fare un attimo un discorso che come selezione è abbastanza prevedibile e strana allo stesso tempo. A Plague Tale Requiem è un po' la wild card, il jolly, per quanto secondo me sia forse uno dei giochi che ho preferito all'interno di questa selezione, all'interno del contesto proprio del mercato, del settore, eccetera, eccetera, non merita di vincere, anche perché poi è un titolo con diverse problematiche, ecco. Se poi Elden Ring, God of War ce l'aspettavamo, Horizon Forbidden West è un po', cioè, il gioco che va messo, ma che per forza di cose non potrà mai vincere nulla. Stesso destino anche del primo capitolo, che era uscito insieme nello stesso periodo tra l'altro di Breath of the Wild. Stray, quota indie, ma proprio immotivata, cioè io non ce l'avrei mai messo qua in mezzo. E Xenoblade Chronicles 3, miglior JRPG dell'anno, sì, ma secondo me più che un JRPG l'hanno messo perché è il gioco Nintendo, dovevano mettere la quota Nintendo, e non penso abbia proprio le carte in regola per poter vincere un premio così importante. Ora, vogliamo pensare agli anni scorsi, perché abbiamo dei precedenti molto particolari. Ha vinto sia God of War nel 2018, ha vinto Sekiro,
l'anno successivo, nel 2020, non ricordo, comunque anche Sekiro ha vinto, e quindi anche Elden Ring, se vogliamo, ha una sorta di precedente. E non dimentichiamoci che l'anno scorso, completamente a caso, hanno fatto vincere It Takes Two. Quindi diciamo che è una categoria in cui sì, ci sono dei vincitori probabili, ma non è detto che poi vengano scelti dalla giuria quelli che tutti quanti danno per scontati. Io vi ho già detto che secondo me vince God of War Ragnarok. Elden Ring potrebbe essere anche più probabile di God of War, però dico che c'è ancora tanto hype verso un gioco che lo stanno vivendo adesso tutti quanti, mentre Elden Ring forse è passato un po' l'entusiasmo rispetto all'inizio dell'anno, però rimane comunque uno degli eventi più importanti degli ultimi 5 anni, l'uscita di questo gioco. Capisco che probabilmente potrebbe essere lui il vincitore. Se vince Stray, questa competizione non ha assolutamente senso. E se dovessi scegliere, a parer mio, vi ripeto, non avrebbe senso nell'ottica commerciale, però A Plague Tale è il titolo che tra questi mi ha coinvolto di più, insieme a Xenoblade Chronicles 3. Però a quel punto lo vedo più come un titolo universale, Requiem, un titolo che potrebbe piacere a molta più gente rispetto a uno Xenoblade Chronicles 3, che diventa già una cosa molto più di nicchia e molto più faticosa, molto più stancante, per quanto apprezzabile. Quindi per me vincitore rimango su God of War Ragnarok, però potrei aver sbagliato alla grandissima e vincerà Elden Ring, mentre il mio voto di cuore va a Plague Tale Requiem. E questo però c'era tutto per oggi, questo video verrà lunghissimo, devo assolutamente tagliare tante tante parti. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti, non per continuare a discutere insieme le notizie del giorno, ma per sapere la vostra. Ditemi quali sono i vostri voti, chi secondo voi vincerà nelle varie categorie e chi vorreste veder vincere come scelta personale. Mi raccomando, spero che condividiate o anche no le mie scelte, fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, voi nel frattempo mi raccomando fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro TGA, Michele Goti, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Tanto è morto il sito. Che bello. Che emozione.